Salve ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi ricetta. No, vabbè, carciofi ripieni. Ragazzi, guardate che bontà, guardate che mazzo di fiori. Meravigliosi. Allora, ragazzi, io ho trovato una ricetta facilissima, semplice, diciamo tradizionale, dei carciofi ripieni, ragazzi. Allora, io devo mangiare queste cose perché sono tutti, c'è ferro, io sono in carenza di ferro e quindi oggi carciofi ripieni. Allora, io ho messo qui, ovviamente non ve lo faccio vedere, l'acqua fredda, dove adesso ci vado a mettere il limone. Ce lo spruzziamo un pochettino dentro, ok? Ok, raga, ci ho messo il limone all'interno dell'acqua, così andiamo a fare. Aspettate che lo taglio pure a metà questo. E ci andiamo a mettere i carciofi, quelli già puliti. Va bene, ragazze? Va bene? Allora, ok, il limone è fatto, l'acqua è bella fredda. Adesso andiamo a togliere tutto quanto. Allora, questa me la devo cacciare però da qua perché mi dà fastidio. Ok, busta, che ci vado a mettere la spazzatura. Raga, i carciofi sono buonissimi. Allora, adesso vi faccio vedere due come li pulisco e poi me li faccio da sola, se no qua il video durerebbe un'eternità. Ok, perfetto. Allora, il gambo ovviamente lo taglio. Per questa ricetta, ragazzi, devo tagliare praticamente tipo il gambo con un pochettino perché poi mi devono rimanere dritti in questa maniera, però mi devo prendere il coltello, quello buono. Ok, ragazzi, uno l'ho già fatto perché non mi tagliavano i coltelli, adesso vi faccio vedere quest'altro, l'ultimo e poi l'altro me li pulisco da soli, altrimenti il video, ragazzi, durerebbe un'eternità. Allora, vado a tagliare il gambo. Allora, ragazzi, il gambo si taglia dove praticamente è bello morbido. Infatti, qua è morbido. Se no, altrimenti, questo è tutto quanto bruttissimo. Comunque, detto questo, ragazzi, togliamo un pochettino di foglioline. Ragazzi, quando il carciofo fa così, significa che è bello fresco. Deve scroccare. Allora, vabbè. Detto questo, ragazzi, allora io vado a tagliare, vedete, così, perché poi mi deve rimanere diritto. Vedete? Ok, vedete, ragazzi? Poi mi rimane in questa maniera. Ovviamente, ragazzi, dobbiamo togliere la parte in eccesso. Perfetto, guardate quanto è carino. Il gambo ce lo tagliamo e dopo lo facciamo. Poi tagliamo anche le puntine. Ok, guardate ragazzi come viene bello, molto bello. Allora, a me non tanto mi piace il carciofo, però raga, guardate come viene bellissimo. Allora, tagliato, tagliato. Ok, ragazzi, finisco e vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere, questo è il gambo, ragazzi. Allora, adesso l'andiamo a tagliare, è bello bello, raga. Ma vi faccio vedere. Allora, io lo taglio in questa maniera. Vedete che bellino. Stavo dicendo, a me non tanto mi piacciono i carciofi, però raga, purtroppo si devono mangiare perché è importante, è importante. Questo lo taglio così perché è tutto rovinato. Vedete? Ho trovato sta ricetta qua, vi dico la sincera verità, raga. Ho detto a me, mi sembra buona, proviamolo. In modo tale che almeno così. Ok, perfetto ragazzi, questo lo tagliamo un pochettino, lo vado a mettere dentro l'acqua e il limone in modo tale che almeno così non diventano neri. Ok ragazzi, adesso li ho messi così, guardate, guardate praticamente li ho messi in questa maniera, li lasciamo qua nel limone, ok, e adesso andiamo a fare il ripieno. Procediamo con il ripieno, va bene? Nella ciotola io ci metto due uova, ok?
Che adesso questo qua, tanto non mi serve più questo. Ci metto due uova, ok, uno, due, ok. Poi ci mettiamo 100 grammi di formaggio grattugiato, ok. Anche se io ce ne metto un po' meno, raga. Va bene, ce ne metto... No, 100 no. Perfetto. Così ti viene bello saporito, saporito, saporito. Giriamo un poco. Giriamo un pochettino. Guardate, raga. Come vi faccio vedere. Poi... Ok, poi ci mettiamo 100 ml di latte. Nino, stai fermo. Vediamo un attimo se questo c'è. Se no devo andare a prendere un altro poco di... C'è ragazzi, perfetto. 100 ml di latte. E questo l'abbiamo fatto. Poi ci mettiamo due spicchi d'aglio, ovviamente io li devo un attimo tagliare. Raga, io è la prima volta che li faccio così. Solitamente, voglio dire, con mamma l'abbiamo fatti diversamente, mamma li fa diversamente. Però voglio dire, provare, ogni tanto va cambiata una ricetta, no? E quindi allora, ci mettiamo un poco di aglio. Perfetto, ok. Allora ci metto due spicchi io, raga, tagliato piccolo piccolo. Nicolò? Come Nicolò? Nicolò? Se non mi piace. Ma l'ho sentita a lui, sì? È in sottofondo, ragazzi. Vabbè, andando come faccio qua la procedura. Ma guarda, è facilissima, l'unica cosa è la cottura. Niccolò, mettiti diritto a mamma. Ok, amore, guarda, stai fermo. Guarda mamma, guardati un attimo i cartoni animati qua. Scusatemi raga, un secondo solo. Guarda qua, guarda questo quanto è bello. Però fai questo, fai. Ok, poi questo lo mettiamo un attimo da parte, ragazzi, perché mi serve un po' di prezzemolo. Facciamo un po' di prezzemolo tritato. Amore, non li fare cadere a terra, Niccolò. Non te ne compro più, mamma. Se li butti a terra non te ne compro più, perché è peccato. Ok. Vabbè, posso fare direttamente qua dentro, raga. Dopo vi faccio vedere la consistenza come deve essere. Allora, taglio il prezzemolo e torno subito. Raga, ci ho messo il prezzemolo all'interno, vi faccio vedere un attimo, guardate, ok, il prezzemolo, attenzione che cacaditi, ok, messo il prezzemolo e poi andiamo a mettere 160 ml di pan grattato. Raga, io sicuramente sto facendo la dose più piccola e quindi allora io provo con 100, ok, questo è 100. Vediamo com'è la consistenza, perché poi vi dovete pure regolare, raga, Un poco di pan grattato, perfetto. Ci vorrà sicuramente, però è meglio che vado piano piano, perché se no, altrimenti, se nel caso vi sbagliate, raga, casomai aggiungete o acqua o latte, però da me ancora ce ne vuole. Yeah. Proviamo un altri 30. Ok. Perfetti. Perché poi vi regolate. Si può fare anche con il col pane, quello da fermo, eh. Però è normale che, insomma, voglio dire, io ho il pan grattato e ci metto il pan grattato. Sì, ce ne metto un'altra. Mi sa che ci vogliono 160. Sì, sì, certe volte. Ok. Andiamo avanti, ce ne mettiamo di meno adesso. Già mi rendo conto. Allora, ragazzi, cacciamo sta forchetta. Vediamo un poco. No, è un po' ancora bagnatino.
Allora, vi faccio vedere come sta avvenendo, raga. Mi sa che un altro poco ci vuole. Vi dovete sempre, perché poi in base a com'è il... Vedete come deve venire, raga, tipo a polpetta, come vi posso far capire, vedete? Io ce ne metto giusto proprio pochissimo, perché ne avevo messo 145. Vediamo come viene. Non deve venire duro, diciamo, vedete? Deve venire tipo a sabbiolina. Ok, quindi vengono anche 10. Perdonatemi, raga. Ok. Raga, io ce ne ho messo 165. Io sta cantando tanti auguri. Sentitelo, raga. Ok, va bene, la consistenza va bene, ma non su per su poco. Lo lascio. Perfetto, la consistenza è perfetta. Vedete, ragazzi? Vedete come si sbriciola? Perfettissimo. Ok, ragazzi, allora mi lavo le mani, prendiamo i carciofi e vi faccio vedere. Allora, ragazzi, in sostanza si prende il carciofo. Ovviamente, ragazzi, era nell'acqua, quindi vi raccomando, raga, eh. Allora, io faccio in questa maniera, in modo che un pochettino lo apro, ragazzi, perché dobbiamo vedere se all'interno c'è la, quella peluria, no? Vediamo un attimo, vediamo se c'è, la dobbiamo cacciare, raga, Guardate come si caccia, guardate come si apre bello, bellissimo. Mi sa che qua non c'è la peluria. No, mi sa che non c'è, che bello, meno male. No, raga, non c'è la peluria. Va bene, io onde evitare di sbagliare. Vediamo un poco. No, ragazzi, non c'è, meno male. Ok, si prende il carciofo, si allarga ovviamente. Vedete? Si allarga tutto quanto in questa maniera. Vedete? Deve venire così. E all'interno si deve mettere la, quella cosa lì, la, come si chiama? Allora, vedete che non c'è la peluria, meno male. Allora, io mo me le apro tutti quanti. Ve ne faccio vedere un altro, raga. Me ne apro tutti quanti, in modo tale che almeno così vedete com'è il... Aspettate. Allora, prendiamo questo qui. Ovviamente, raga, vi raccomando, l'acqua. Ok. Mo. Ok, solitamente io faccio così, raga. Poi non so voi, ma io solitamente faccio così. L'apriamo un pochettino. Ok, vediamo qua. Perché vanno controllati all'interno, raga. All'interno devono essere controllati se c'è la peluria. Qua non ce n'è, grazie a Dio. Guardate come si aprono belli. Guardate come si aprono belli. Ok, andiamo avanti. Ragazzi, adesso finisco questi qua e poi vi faccio vedere. Ragazzi, mi sono dimenticata prima di dirvi che all'interno io ci metto un pizzico di sale. Va bene? Facciamolo bene bene. Voi faccio vedere, me ne faccio vedere uno così. Allora, adesso lo andiamo a prendere il nostro ripieno e iniziamo ad andare fino a sotto. Vabbè, sicuramente voi li fate. Io vi faccio vedere come li faccio io, raga. Ma non è che vi voglio insegnare. Sicuramente voi li fate. Forse meglio, cioè, sicuramente meglio di me. Però io vi faccio vedere come li faccio. Perché questa volta li faccio diversamente, io non l'ho mai fatta così, anche perché noi ci mettiamo anche tipo le alici, no? Certe volte pure i pomodori secchi tagliati a pezzetti, la pancetta, alcuni ci mettono la pancetta, vedete? Ovviamente pressate di più, raga, perché almeno così arriva fino all'interno, vedete? Secondo me vengono buoni così. Ovviamente poi vi farò sapere, raga. Sicuro. Comunque. Detto questo, ragazzi. Ok, questo cacciamoli, cacciamoli. Guardate come viene, raga, eh. Vedete come viene? Guardate. Ok. Faccio vedere pure quest'altro che ho fatto già. Allora, adesso li vado a finire tutti e ritorno da voi. Ok, ragazzi, vi faccio vedere come sono venuti. Guardate, guardate come sono venuti carini. Ok, adesso vi insegno un bel trucchetto. Un attimo.
Faccio, vi insegno un bel trucchetto, mettete un bel po' di olio però, perché raga, vi dico la sintoma, ma un esce a solio mio, come mai? Allora, vediamo un poco. Allora, vi faccio vedere come faccio la crosticina, che buono. Allora, mettiamo in un tegame, raga, io ho la casseruola perché il tegame non ce l'ho. Vediamo mo però se riesco. Se vi dà fastidio, no, la luce non dà fastidio. Facciamo fare l'olio bello bollente, raga. Guardate, io ce ne ho messo abbastanza, guardate, non so se si vede, raga. Però ce ne ho messo un bel po'. Vi faccio vedere, prima di mettere, diciamo, di metterli con acqua e vino, dobbiamo fare un procedimento molto importante. Allora, facciamolo un attimino fare. Credetemi, io ne ho fatto 5. Sì, quindi con le, diciamo, con gli ingredienti che vi ho dato ci vengono 5 carciofi. 5. Allora, raga, prendiamo il carciofo, lo giriamo per così. Vedete, ragazzi? Tutti i carciofi, non solo uno. Vedete? Li giriamo per così. Così la mollica. Scusatemi il braccio. Così la mollica si fa bella bella. Vedete? Questo lo mettiamo qui. Ok, e adesso aspettiamo 2 minuti, raga, giusto 2 minuti tenerli così e poi li capovolgete di nuovo. Va bene? A tra poco. Raga, vi faccio vedere. Guardate come sta avvenendo. Guardate come sta avvenendo bello. Giusto 2 minuti, mi raccomando, non di più. Perfetto ragazzi, adesso li giriamo piano piano, raga, vi raccomando, guardate come sono venuti belli dorati. Raga, non vi bruciate, vi raccomando, Ok. Ok, ragazzi, ci siamo. Allora, adesso prendiamo i gambi e li andiamo a mettere nel buchino, ragazzi, dove, insomma, io li taglio a metà. Ok. Così almeno li blocchiamo e neppure si muovono i. Ok. Un attimo, come li mettiamo così, li facciamo rosolare un altro poco. Non posso. Ok, e l'abbiamo messo. Abbiamo messo i gambetti. Allora, adesso facciamo rosolare giusto un secondo i gambetti, questi qua, ragazzi. E poi ci aggiungiamo vino e acqua. Mezzo bicchiere di vino, io ovviamente c'ho questo qua, raga. Ok, io ci metto mezzo bicchiere, anzi forse un po' di più di mezzo bicchiere. Raga, non mettete il liquido sopra i carciofi, vi raccomando. Se non vi piace il vino ci potete mettere aceto o se no ci potete mettere anche solo acqua. Io inizio con 300 ml di acqua. Raga, vi raccomando, non sopra i carciofi, che ora vi faccio vedere. Allora, infatti ce ne devo aggiungere altra poca. Arrivo. Allora, i carciofi devono essere almeno un 2/3 ricoperti. Poi, in base alla casseruola che avete, raga, o il tegame. Adesso vi faccio vedere. Mi è caduto. Ok. Fuoco moderato. Allora, ragazzi, guardate fin dove sono. Vedete l'acqua? Perfetto. Ovviamente vengono chiusi col coperchio e li dobbiamo tenere per 45 minuti. Ovviamente, raga, controllate perché è probabile che l'acqua cioè evapora, ovviamente anche il vino, e dovete aggiungere più acqua, va bene? Perfetto, ragazzi. Allora, i carciofi sono sul fuoco e ovviamente devono cuocere 45 minuti e io devo di tanto in tanto li devo controllare perché se l'acqua evapora tutta quanta è normale che va aggiunto. E poi sapete, no? Che ovviamente va fatta la prova della forchetta che va infilzata da un lato per vedere se la forchetta entra, vuol dire che sono cotti, altrimenti va aggiunta ancora più acqua e aumentare i 45 minuti. Ma questo voglio dire scontato, come scontato anche che insomma i carciofi sono stati lavati, ma non ve l'ho fatti vedere.
perché giustamente non è che vi faccio vedere tutti i passaggi. Detto questo, ragazzi, io devo chiudere il video perché lo devo pubblicare, e se no altrimenti faccio tardi come ho fatto ieri. E questo, ragazzi, io spero che si sono venuti buoni e soprattutto spero che i miei consigli siano stati utili. Ragazzi, fatemi sapere se la fate, se già sapevate questa procedura, fatemi sapere tutto sotto nei messaggi. Vi mando un bacione grande grande, vi dico grazie per aver visto anche questo video. Ci vediamo domani con un nuovo video. Vi raccomando, ragazzi, andatemi a seguire anche su TikTok. Mi trovate con scrivendo chiocciola Anna Niccolò Roberto, perché dobbiamo aumentare lì, ragazzi. Io lo dico a tutti i miei video perché voglio arrivare a un tot di persone per poter fare le live. Quindi vi raccomando, andatemi a seguire su TikTok. E detto questo, io vi auguro una buona serata e buona cena, ovviamente, perché tra poco ceniamo. E quindi ciao ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Vi voglio bene, ciao! Raga, guardate che spettacolo. Mamma come sono venuti, non potevo non farveli vedere. Mamma mia, wow, spettacolare.